forse qualcuno di loro l'ha anche già visto, oppure no. Quindi allora non riveliamo troppo della sorprendente conclusione. Io sono ovviamente particolarmente felice di condurre questo incontro, di dare il mio contributo a questo incontro, perché Spiro, Francesco, gli attori della compagnia sono amici, li seguo da tanti anni, loro mi precedono, ragioniamo di drammaturgia contemporanea insieme, insomma è un grande onore essere qui con loro, con Spiro Scimone, con Francesco Sframeli, con Giulia Weber e Gianluca Cesale, ma credo anche poi arriveranno con degli storici collaboratori come Beatrice Ficalbi e il mitico Santo Pinizzotto, che non vedo ancora ma che comparirà di sicuro. Questo incontro avviene in occasione delle repliche di Amore. Loro sono specializzati in certi titoli corti anche, il più corto di tutti è stato Giù, che è uno dei titoli più corti di tutta la drammaturgia intermondiale. Sono fino a domenica 22 aprile, diciamo qualcosa di loro, intanto arrivano dei giovani allievi della scuola o qualcosa di simile. Diciamo qualcosa di loro. Intanto Spiro e Francesco sono messinesi, sono stati compagni di scuola, sono attori, registi, c'è chi di loro scrive, quindi un drammaturgo, e la loro carriera comincia, diciamo, nel 1994, se vogliamo dare una data precisa, con uno spettacolo che si chiama Nunzio, che aveva la regia di Carlo Cecchi, che è stato il loro, possiamo dirlo, no? È stato il vostro maestro, e c'era Valerio Binasco, attuale direttore del Teatro Stabile, che era aiuto regista. E poi la loro carriera si è sviluppata attraverso tanti altri testi, a cominciare da Bar del 1997. Sia Nunzio che Bar sono degli spettacoli scritti in dialetto o in lingua messinese. Si poteva all'inizio confonderli con degli autori e delle compagnie che lavorano con il dialetto, rispettabilissime, ma l'apprezzamento per primo di Franco Quadri, che è stato insomma il critico militante più importante del teatro italiano del dopoguerra, almeno io credo, ha immediatamente fatto capire che si trattava di un fenomeno nuovo del teatro italiano, di un autore come Spiro importante, di una compagnia di grande qualità. Tra l'altro questi due testi, Nunzio e Bar, la compagnia li ha fatti in questi giorni, perché tengono tutto in repertorio, giustamente hanno creato un loro repertorio, lo hanno fatto in un piccolo teatrino torinese che si chiama Tedacà Bell'Arte, anche con un pubblico molto entusiasta. E poi, dicevo, ci sono stati tanti altri spettacoli, la Festa, ad esempio, del 99, che ha avuto la regia di Gianfelice Imparato. Sto dicendo questi nomi perché sono nomi che tornano. Carlo Cecchi, Valerio Binasco, Gianfelice Imparato. Se noi andiamo a vedere un importante, bellissimo Amleto di Carlo Cecchi, proprio di quegli anni, c'era nella locandina Iaia Forte come Gertrude, Maurizio Donadoni come Re Claudio, e poi
Gianfelice Imparato come Polonio, Carlo Cecchi era lo Spettro e altre cose, e poi Francesco Sframeli era Orazio e Spiro Scimone era Laerte, o il contrario, no, così. Giusto così. Spiro e Francesco, dunque, possiamo dire, sono stati allievi di un grande maestro come Carlo e sono diventati a loro volta dei punti di riferimento della drammaturgia contemporanea. Basti dire che un loro spettacolo, che è un testo di Spiro, ha avuto un riconoscimento che hanno avuto pochissimi altri autori italiani, cioè è stato allestito alla Comédie Française in un allestimento francese, in lingua francese naturalmente, per la regia di Galin Stoev. In Francia questi signori che stanno qui con me sono stati consacrati come importantissimi punti di riferimento del teatro italiano, forse anche a partire da un appuntamento che avevano avuto con il Festival delle Colline Torinesi in Francia, un progetto che si chiamava Carta Bianca. Poi ci sono dunque il cortile, la busta, pali, giù, se vedete dalla busta in avanti diminuisce sempre la lunghezza dei titoli, la busta, pali, giù. Si poteva ancora pensare a un su, ma forse, chissà, non... nel frattempo che cosa è successo? Che Spiro continua a scrivere testi e che Francesco fa le regie, si è indirizzato verso la regia, ma entrambi continuano giustamente, perché sono molto bravi a farlo, ad essere in scena. Con il Festival delle Colline Torinesi c'è stato e c'è un grande sodalizio artistico, ma soprattutto umano, e quindi io sono molto emozionato ad essere qui a presentarli. Com'è la loro scrittura? Ma se ne potrebbe parlare un sacco e forse diventerei pedante. Qualcuno ha chiamato in causa Beckett, qualcuno ha chiamato in causa il teatro dell'assurdo, altri Thomas Bernhard. Diciamo che la loro scrittura tiene conto del teatro e quindi c'è una cura molto precisa, quasi maniacale del ritmo, il rapporto tra i silenzi e le battute. È una cosa a cui non si pensa forse mai, ma che è importante nel teatro: c'è un equilibrio tra quello che viene detto e quello che viene non detto ma fatto capire, proposto al pubblico. Naturalmente nei loro testi c'è anche tanto Shakespeare, nei loro testi ci sono i riferimenti normali della grande drammaturgia europea. Questo spettacolo, di cui parleremo un po', ma senza rivelare troppo, è un apologo sull'amore. Con due punti di vista diversi, ci sono due personaggi da un lato e due personaggi dall'altro. Chi sono, chi sarà, chi siano, lo scoprirete a teatro, ma vi aggiungo che il tutto è ambientato in un cimitero, o in una camera da letto cimitero, con delle tombe letti, e tutto sembra sospeso, come se fossimo un po' prima, un po' dopo la morte. Fine della presentazione, perché volevo solo incuriosirvi. Credo che vogliate sentire parlare loro più che il vecchio scrivano, e dunque io vorrei cedere la parola a Spiro, semplicemente perché nella catena produttiva Spiro viene prima, avendo lui scritto il testo, e poi arriveremo anche al regista, che ha un ruolo fondamentale, come voi sapete. Spiro Scimone. Ti identifichi in qualcosa di quello che ho detto rispetto alle modalità di scrittura?
Sì, sei stato molto chiaro, naturalmente conosci tutto il nostro percorso artistico proprio sin dagli inizi. E vorrei soltanto aggiungere un'altra parola che appartiene al nostro teatro, che è la necessità. Il tutto nasce con grande necessità, con il bisogno di fare quest'arte e cercare di fare quest'arte meravigliosa. E io ho iniziato a scrivere proprio per il bisogno, per una necessità reale, che è quello, il bisogno di recitare, quindi di stare in scena insieme a Francesco. E tutte e due, infatti, abbiamo frequentato all'inizio una scuola come attori. La scrittura avviene in una fase successiva, così come anche la regia. E la nostra scrittura è una scrittura d'attore, una scrittura che ha un corpo, così come gli attori, un corpo che non è un corpo reale, quotidiano, che si vede il nostro corpo, no, è un corpo teatrale, un corpo il corpo teatrale è quel corpo che esiste solo in un determinato luogo e nel momento in cui crea un certo tipo di relazione. E la relazione è quella tra tre elementi che per noi sono indispensabili nel nostro teatro e sono proprio l'attore, l'autore e lo spettatore. Tutti e tre questi corpi devono entrare in relazione tra di loro, devono rapportarsi, così nascono successivamente le storie, quindi il teatro. Ma se non succede questo, se non succede un rapporto vero in quel meccanismo di finzione che è il teatro, se non succede questo, non esiste, non ci sarà il teatro. E per creare questo tipo di relazione, che non è semplice, naturalmente, infatti non tutti possono fare gli attori, anche se molti si improvvisano, per creare questo tipo di relazione è indispensabile che ci sia tra questi tre elementi, l'ascolto. L'ascolto che è alla base anche del teatro, ma è anche alla base della vita. Il teatro ci educa all'ascolto, ci aiuta in questo. E quindi il corpo è al centro del nostro teatro. Un corpo, come ho detto, un corpo che poi diventa un corpo teatrale, quindi va oltre il corpo naturale. E questo succede anche nell'interpretazione. E ne possono parlare naturalmente anche i nostri attori. A Francesco volevo chiedere una cosa. Prima ho parlato di ritmo. Quanto nelle sue regie questo elemento importante della messa in scena è rispettato, è osservato, il ritmo, questo equilibrio, no, nelle battute? Secondo me il ritmo nasce dal corpo. Il corpo dell'attore deve essere un corpo allenato per diventare poi un corpo trasparente, riempirsi di emozioni per poi ridarle al pubblico. E questo scambio di energia fa diventare il tutto teatro. E io dico sempre, il teatro è come fare all'amore. Se non succede, se non c'è questo scambio di energia fra pubblico e attore, non succede niente, non è più teatro. Cioè diventa qualcosa di noioso. E quindi arrivano gli attori. Io penso che un attore deve essere intelligente, dopodiché svuotato di tutto, senza avere tensione, senza portarsi le tensioni della vita reale. E lì si comincia a costruire, a riempire. E quindi a me non piace la parola regista, ma a me piace la parola distillatore. Perché gli attori devono rimanere bambini, devono essere curiosi come bambini e quindi devono dare il possibile. E il distillatore prende da là, prende da là, prende da là, e con amore si lega. E tutto si innalza. E diventa facile, diventa bello. Non diventa faticoso. Il teatro non è faticoso. L'attore non si deve affaticare. Un teatro deve essere piuma, deve essere libero, leggero, perché ha un compito fondamentale, raccontare, dare emozioni. Mi ricordo a Bruxelles una signora,
era la festa, e avevamo queste scatolette, queste ciotole, dove dentro non c'era nulla, e si parlava di verdura, di insalata, e questa signora alla fine dice, lei mi ha ricordato, mentre guardava, non c'era niente dentro, l'insalata che mi preparava mia nonna. Eccole, quindi il corpo è un corpo universale, il gesto deve, è un gesto universale, è il corpo, attraverso il corpo poi viene fuori la parola, ma la parola non deve essere pensata, è già, e l'attore deve entrare nella parola, deve fare l'amore con la parola, e il pubblico allora si affascina. Allora il teatro ha un compito fondamentale, cioè il pubblico deve uscire dal teatro e deve cambiare, torna a casa, si sente più buono, si confronta con la moglie, con i figli. Il compito del teatro è questo, se no non vale la pena, e bisogna farlo con amore, con passione e necessità, se no non conviene, cioè, non si fa tre spettacoli all'anno, è dolore, è pietra, è sangue. Allora diventa fantastico, come i vostri visi. Ma il teatro è anche politico, e quindi in questo tuo discorso ci sta che lo spettatore se ne vada a casa con un pensiero nuovo. Sì. Il nostro teatro, intanto, abbiamo sempre pensato un po', il nostro, quando dicono Beckett, per me noi, il nostro è un teatro popolare. Noi quando pensiamo, pensiamo ai margini, alle periferie, alle persone che stanno male, alle persone che urlano e nessuno le ascolta. Si parte da lì, si parte da basso per andare in alto. E quando si va in alto si ritorna giù, per arricchirsi di nuovo, attingere, è come andare sott'acqua e risalire. Questo è il lavoro dell'attore, il movimento, mettendosi sempre in crisi ed essere curiosi, guardare le cose in un modo diverso. Questo è il nostro lavoro, se no vai a fare altro lavoro. E quindi anche politico, ma senza pensarlo, succede. Succede. Giulia Weber, com'è stato lavorare con questo distillatore? Provvederò in futuro a chiamarlo con il termine giusto, Anche, cioè non è soltanto, non è soltanto con, che lo spettatore torna a casa meglio, cambiato, cioè accade qualcosa anche nell'attore, no? Anche l'attore ha un processo quando sta, un processo che lo cambia quando succede tutto questo che racconta Francesco. E questo è molto interessante perché non è soltanto lo spettatore che torna a casa con delle domande o con un sorriso o con qualcosa di diverso, ma anche l'attore ha una mutazione, cioè è come se andando verso di sé e andando verso quello che accade in quel momento potesse diventare migliore. Perché alla fine noi siamo persone, ma siamo persone che gli viene chiesto di essere qualcos'altro perché quello che sei a volte non va bene, no? A tutti, se qualcuno ha fatto questo mestiere, spesso gli viene chiesto qualcosa che tu non sei in grado di fare perché non neanche lo capisci. Ma questo perché ti viene chiesto un risultato prima di un processo. Allora, invece, in questo modo, stando in quello che accade e basta, tu sei libero di essere te stesso, e questa è stata per me una grande scoperta, perché ho potuto essere di nuovo come sono, che alla fine me ne ero dimenticata anche io, perché a forza di dover essere come forse credi che questo debba essere, non sei niente. Gianluca, vorrei anche il tuo punto di vista sulla tecnica. Perché
Abbiamo disegnato una modalità di stare in scena interessante, che ha molto a che fare con il proprio io, con il proprio approccio alle emozioni, ma mi domando, c'è una tecnica dietro tutto questo? Ovviamente. Il mio invito che spesso faccio sia a chi ci viene a vedere a teatro sia a chi poi scrive dello spettacolo, parlo dei critici, è di, così per curiosità, venire a vedere magari anche solo un giorno di prove per tentare di capire, di afferrare il processo che nasce all'interno del lavoro che noi facciamo. Spiro e Francesco in questo sono veramente, per quanto mi riguarda, stati due maestri, ma veri, nel senso che lavorano, scrivono e lavorano per l'attore, con l'attore, non con Gianluca Cesale, con Giulia Weber, ma con la figura e per la figura dell'attore, molto probabilmente perché lo sono, prima di tutto sono attori. Basti pensare che nella maggior parte dei testi che ho avuto la fortuna di lavorare con loro dall'inizio, dalle prove, ci sono state almeno un minimo una ventina di stesure nel corso di tutte le prove. È difficile da spiegare, per questo dico, sarebbe interessante che qualcuno venisse a vederci, poi ovviamente semplicemente un giorno, altrimenti poi sveliamo il trucco dell'attore, e questo non si può fare. Ecco. E per quanto riguarda la tecnica, io ho sempre pensato che il lavoro di Spiro nella scrittura è molto più vicino alla poesia che alla prosa, anche se è prosa, ma a me ha aiutato molto pensarla come poesia. Non so se riesco a essere chiaro in quello che dico. Per spiegarlo un po', se vedete i testi loro, i testi di Spiro, vedete che ci sono delle frasi di un certo tipo che si rincorrono, con delle parole che si ripetono, che sembrano voler trovare un punto di approdo nella testa, nelle emozioni di un attore. E proprio questo volevo chiedere a Spiro. Tu cambi i tuoi testi in relazione agli attori, in relazione alle prove. Che cos'è che ti guida nella trasformazione? Quello che vedi alle prove, quello che senti alle prove, il fatto che un attore quella battuta lì non è adatta a lui? Il testo teatrale non esiste nella pagina scritta, cioè un testo scritto e mai rappresentato, chiuso in un cassetto, non è di teatro parlo, non è un testo teatrale, il testo è incompiuto. Il testo teatrale vive, così come i personaggi e gli attori vivono in teatro, vivono in scena, nel momento in cui nasce la rappresentazione. Solo in quel caso, ecco, dopo averlo rappresentato anche una sola volta, si può dire c'è un testo teatrale. Ma un testo teatrale mai rappresentato, quindi senza mai verificarlo oppure farlo farlo vivere scena attraverso il corpo degli attori, che è una cosa che si dice sempre, per me non esiste. Però che cosa c'è, ecco, quando mi leggo al discorso anche di Gianluca, dice durante le nostre prove, è chiaro, noi partiamo con un testo, con una stesura, e durante le nostre prove questo testo subisce delle modifiche, è chiaro, perché poi lavorando con attori intelligenti, e in questo parlo da autore, mi ritengo fortunato, sono proprio gli attori che ti aiutano, che suggeriscono non solo le cose che vanno bene, vanno da sé, ma soprattutto le cose che non vanno bene, sono loro che se ne accorgono per primi, che lo vivono proprio sul proprio fisicamente, quindi c'è la vita, vive il personaggio, e quindi loro si accorgono degli errori che ci sono quasi sempre
di scrittura e quindi di drammaturgia in un testo ancora non rappresentato, inedito. E in questo però, dall'altra parte, l'autore non deve irrigidirsi, cioè deve anche in questo dimostrare, come ha detto Francesco, che il teatro è apertura. L'autore deve essere aperto continuamente agli impulsi che gli arrivano e ai suggerimenti che gli arrivano dagli attori. Solo così, se mantiene questa apertura, perché il teatro non è chiusura, il teatro è apertura sempre, in qualsiasi circostanza e situazione. Solo attraverso l'apertura si entra in relazione, perché se ci chiudiamo non creiamo più quel rapporto, non lo possiamo creare e quindi non esiste il teatro. Allora in questo anche l'autore non si deve sentire arrivato, ho scritto il testo, eccolo qua, dovete farlo così, con queste parole, eccetera, questi dialoghi, no, deve stare, nel mio caso sono quasi sempre in scena, quindi sono lì durante anche le prove. Ma in altri casi non per forza bisogna essere attori per scrivere di teatro, ma è importante che l'autore viva insieme agli attori, soprattutto in quella fase di nascita, e la nascita non è solo a tavolino. La nascita vera e propria, la vita, ma si sa, lo dicono, la vita è in scena. Francesco, è una curiosità che ho sempre avuto, torniamo a quell'Amleto di Carlo Cecchi. Che cosa avete rubato a lui sul piano del mestiere? Il qui e ora, cioè tutto deve succedere lì, ieri non è oggi e domani non sarà ieri. C'è il coraggio di reinventarsi sempre, cioè oggi io chiedo ai miei attori, non deve essere come ieri. Il teatro ha bisogno di vita e il pubblico se ne accorge. Cioè non voglio sempre la stessa cosa, se no diventa noioso. Purtroppo il teatro, a volte parli, e purtroppo dico anche con i giovani, dici ma il teatro è noioso. Perché gli attori in genere si sentono belli. Il fatto che sono, no, un'altezza rispetto al pubblico più alto, no? Eccomi qua, mi faccio vedere, non è questo. E quindi il coraggio, no, di sacrificarsi, ma come dicevo prima, in senso bello, con uno splendore dentro. Allora succede qualcosa. L'insegnamento di Carlo è qui. Ma per essere qui e ora, tu, ecco perché io odio i monologhi. Che secondo me il teatro appunto è conflitto, mi piace, no? Confrontarmi, no? In scena con Gianluca, con Giulia. E lì deve, e quindi l'ascolto. Allora cambia tutto. Allora si comincia, no? Si vibra, ti senti, non vorresti andartene più. Una volta a me, era il cortile, succede che mentre senti come un crack. Diventa leggero, non volevo andarmene più. Vabbè, i nostri testi durano un'ora, quindi però volevo stare ancora. E ne parlai con Carlo. Detto, non lo cercare più questa cosa, verrà, ma non la cercare. Quello si chiama il talento. Hai toccato la natura, la natura divina. Ma non l'ho cercato, a volte viene, a volte non viene, però è bellissimo. E a volte penso io, che sono in scena, mi accorgo che anche i miei attori a volte succede ed è bellissimo, e torno a quel fatto di fare all'amore, quindi il qui e ora, il coraggio di confrontarsi veramente, se no mi annoio, la noia non appartiene al teatro, ci annoiamo nella vita, se ci annoiamo pure in scena, ragazzi miei. E quindi il punto centrale diventa alla fine l'attore, cioè l'attore diventa scenografia, diventa il testo, si assume, è una via crucis, pro bello, cioè senza che ho meno dolorosa. E se l'attore prende dentro tutto questo, succede il teatro. E vi racconto un aneddoto, intanto lui e Isabella, sua compagna, sono persone molto importanti.
Una volta eravamo alle colline, facevamo il bar, a un certo punto arriva la pioggia, no? C'è tanta gente. Sergio viene da me e fa, come facciamo? Facciamo un posto chiuso, c'è una chiesetta, perché era una chiesetta. Una chiesetta privata. Privata. Raccontalo te. No, come è bello? Cioè, una chiesetta privata. Ma l'attore se c'è tutto dentro. Sennò... Che facciamo? Si butta in aria l'appuntamento, il pubblico è venuto fin lì, che insomma in collina bisogna prendere la macchina, c'era un pulmino che portava fin lì. Proviamo a farlo al chiuso, però proviamo a farlo al chiuso, le scenografie, le luci puntate e tutto quanto, lo spettacolo finisce con l'essere fortemente snaturato. Ma loro non ci hanno ragionato neanche un attimo, ho detto va bene, facciamolo al chiuso. E mi spiace che sia andato via, sì, perché si vedeva quella scena incredibile del loro tecnico che si chiama Santo, che dovendo fare un buio e non avendo potuto montare la console perché non si faceva in tempo, il buio lo faceva manualmente. Attaccando e staccando le prese, ma con una efficacia brechtiana, mi viene da dire, straordinaria, perché qualcuno del pubblico pensava proprio che fosse una strategia registica quella di così come loro in assenza di luci hanno e usando quindi soltanto i chiaroscuri che si potevano fare in quella chiesetta, hanno fatto una rappresentazione straordinaria, perché c'era quello spleen, quell'elemento sacrale di cui lui parlava, che improvvisamente si è palesato davanti ai nostri occhi. Ora io non mi auguro che piova sempre quando ci sono gli spettacoli all'aperto, però quella volta lì loro riuscirono a restituire al pubblico una emozione fortissima lavorando senza scene, con delle luci improvvisate a quel modo, e questo va a loro merito, ma anche spiega pure che la questione di cui parlavamo, cioè che attori più un testo più un pubblico fanno comunque uno spettacolo, anche se non ci sono delle scenografie ronconiane, e lo dice uno che ha amato e ama tantissimo gli spettacoli di Luca Ronconi, ma se ne può fare anche a meno. Di quella sera probabilmente voi ricordate anche qualcosa di diverso dal mio ricordo, perché il ricordo dell'organizzatore è sempre quello di un'ansia tremenda. Torna a quella cosa lì, cioè riuscire a fare, no? Arrivare alla semplicità non è facile, e lavorare sulla semplicità, dice facciamo una cosa semplice, non è. E riuscire, appunto, come dicevo prima, che l'attore incarna anche la scenografia, quindi la quindi puoi andare a farlo pure a meno delle scene, ma se dentro c'è tutta quella roba la puoi fare pure in un angolo, capiamoci. Ci sono aspettati, ma ci vuole la scena, se no invece perché no? Peraltro Spiro, voi avete avuto delle scenografie bellissime di grandi artisti. Tina Maselli, ricordiamo. Si parla di Tina Maselli, sì. E questo che qualcuno di voi vedrà è di Lino Fiorito, sì. Che è uno dei registi più importanti, è uno degli scenografi, scusate, più importanti del periodo che viviamo, insomma. Però quelle scene non sono costruite per impreziosire, per rendere l'occhio appagato, sì. Servono, cioè, le scene servono, sì. Devono servire agli attori. Ma tutto quello che c'è in scena, nel testo, qualsiasi parola, cioè tutto deve essere necessario, cioè deve avere una valenza, una forza drammaturgica. E la dimostrazione concreta, quando Francesco prima ha parlato del qui e ora, che si dice a volte, uno dice deve vivere il qui, ma noi l'abbiamo vissuta proprio in quell'occasione lì.
perché non abbiamo vissuto solo il qui e ora, solo nel rapporto tra gli attori, anche nel rapporto rispetto al luogo. Non abbiamo potuto non abbiamo fatto bar come se l'avessimo fatto con le scenografie dietro, cambiava tutto, era tutta un'altra cosa, ma è stato poi lo spettacolo bar in quel contesto, in quello spazio, con le persone che non erano più sedute probabilmente a 10 metri, ma ce l'avevamo quasi sulle gambe, tutti, eravamo tutti e abbiamo ammucchiati. Cioè c'è stato proprio un insieme di vivere il momento, quella cosa lì. E poi in quel periodo abbiamo portato la trilogia shakespeariana, abbiamo fatto a Mileto Il Sogno e Misura per Misura, in questo quartiere della Calza, molto duro. Quindi quando siamo arrivati a questo teatro distrutto, Teatro Garibaldi, e quindi la gente non capiva, casino. Dopo due mesi questo signore che faceva tutto, entrava in teatro in punta di piedi e volle diventare il custode del teatro. Uno di teatro proprio non sa che, ma che è il teatro, entrava in punta di piedi. Che bello, cioè il teatro può cambiare, io ne sono convinto, il teatro può cambiare veramente il mondo, ci credo. Il teatro può cambiare veramente il mondo, ma ci sono dei piccoli pubblici a teatro, internet, la televisione, ne parlavamo ieri sera, agiscono come una bocca da fuoco più massiccia, insomma. Perché secondo me bisogna ricominciare da capo, bisogna ritornare nelle periferie, bisogna, voglio dire, non esistono quegli operatori, però bisogna partire da lì, dalle periferie. Ecco perché si può cambiare il mondo, nelle periferie. Oltre ad andare qui al Gobetti o agli stabili in genere, bisogna, non so come, noi siamo stati per esempio a Scampia, anche lì, sti giovani che avevano bisogno, dei contenti, chiuso, l'hanno chiuso, che di Scampia, l'hanno chiuso, era un gruppo di giovani, c'è qualcosa che non va, partiamo da là. Noi andiamo spesso nelle scuole a parlare, andiamo nelle università, secondo me le università dovrebbero avere, come ce l'ha la Francia, dentro l'università un teatro, e lì si comincia, no, a smuovere, se no gli allievi che escono dalle scuole, dalla Malograssi, dal Piccolo, dallo Stabile di Torino, da Genova, che fanno? Muoviamoci, diamo spazio ai giovani, investiamo, cominciamo, è tempo di investire, ma con delle idee. Ieri abbiamo fatto un incontro con Davide Carnevali, che è un giovane autore piuttosto di successo in questo momento, perché sta lavorando in Germania, sta lavorando in Spagna, a Barcellona. Abbiamo fatto un incontro in un istituto tecnico e devo dire che lui aveva le parole per farsi intendere da un pubblico molto giovane. Ad esempio ci ha raccontato la sua esperienza a Buenos Aires e noi siamo stati tutti molto, come dire, folgorati da quello che sta succedendo in quella città. È una città molto grande, una città che ha milioni di abitanti, ma in questo momento a Buenos Aires ci sono malcontati 390 teatri. È una cosa pazzesca. Adesso forse hanno superato i 400, come sembra, ma avere quasi 400 o poco più di 400 teatri in una città ci fa riflettere che il teatro ha ancora capacità di penetrazione, di rapporto, anche in Portogallo. Lisbona, pieno così, si dire, ma non lo so, sì. Si divertono, no? Si divertono. Poi è evidente che in quei 400 teatri ci sono anche dei teatri di casa, cioè c'è un signore che decide, che mette a disposizione casa sua, ci stanno 20 persone. Gianluca fa anche questo, Gianluca ce l'ha. Sì, in Italia, esperienza racconta... in Italia c'è un portale che si chiama appunto Teatro per Casa,
uno degli organizzatori, un mio collega e carissimo amico, che si chiama Raimondo Brandi, e noi andiamo a fare gli spettacoli all'interno dei salotti delle case delle persone, perché forse è arrivato il momento di venirvi a stanare in un certo senso, no? Di aiutarvi ad alzarvi dal divano. Io sono il primo che quando sta a casa, sta sul divano dalla mattina alla sera, ci ho fatto il fosso. Però la potenza di avere una persona in carne ed ossa, altro che il cinema 3D, quello è il vero 3D, davanti a voi, che vi parla e vi racconta una storia, è il momento di ricordarlo alle persone, che c'è questa potenza comunicativa che ha il teatro, che davvero per morire deve morire l'essere umano, forse, malgrado internet, malgrado la televisione, malgrado tutta la società intorno che ci spinge a chiuderci o davanti a uno schermo del cellulare o seduti appunto in un salotto a casa propria davanti alla TV. E noi abbiamo una grandissima responsabilità da persone di teatro, da attori, scardinare questa cosa qui. Per questo, insomma, è giustissimo quello che diceva Francesco, insomma, bisogna andare. Se le persone non vengono, dobbiamo andare noi dalle persone. E anche se ne prendi uno, due, tre, se incuriosisci tre persone su 50, hai fatto la metà del tuo dovere. È una grandissima responsabilità, però è anche una gioia quando ci riesci. L'attore ce l'ha e se la deve prendere questa responsabilità. Se avete un salotto, chiamatemi. Chiamatemi, se avete un salotto, chiamatemi. Anche perché lui fa Mamma di Annibale Uccello, ed è uno spettacolo graziosissimo, con pochi elementi, ed è molto commovente. Spiro, perché hai messo l'amore al centro dell'attenzione in questo ultimo lavoro? L'amore è un tema così universale, se ne è sempre parlato, se ne parla e per fortuna se ne parlerà, fin quando ci sarà la vita. L'amore nasce con la vita è un atto d'amore, e quindi io e Francesco abbiamo deciso di affrontare questo tema universale solo quando ci siamo resi conto che potevamo affrontarlo a modo nostro, quindi teatralmente, e anche attraverso il nostro linguaggio teatrale. E questa è stata la spinta. Poi naturalmente il tutto, il resto è venuto da sé, cioè, e siamo contenti di aver, perché sapevamo anche i rischi, e invece siamo felicissimi e contenti di aver fatto questa, proprio di aver raccontato, scritto, interpretato, diretto uno spettacolo sull'amore, perché c'è il nostro amore, cioè inteso come l'amore, come lo trasmettono teatralmente tutti i componenti della compagnia Scimone Sframmeri. Poi io sono orgoglioso di una cosa, che dopo tanti anni di teatro sono riuscito a creare una famiglia. Io non mi sento solo, ma poi quando noi siamo fermi, Gianluca va a lavorare, Giulia va, ma con quella nostra dignità, no? Non si torna mai indietro, si va in avanti. E allora di questo sono molto orgoglioso. Giulia, in questa famiglia attuale tu sei l'unica donna. Come... Ce n'è un'altra. C'è Beatrice. C'è Beatrice. La progettista Luci. Che no, forse non è in sala. È passata. È passata. È passata. Passo la Però, insomma, sul palcoscenico ci sei tu. Come è stato questo confronto? Come è iniziato questo confronto con loro, di una donna con una compagnia che è sempre stata molto maschile? Ma io, scusami, ma non userei la parola confronto perché indica una contrapposizione. Direi che più è stato un essere accolti, una collaborazione, un modo di entrare e appunto in una famiglia, in un posto dove io sì, mi sono sentita molto accolta, anche perché era quello che tutti volevamo, no? E poi il lavoro è stato questo, cioè non mi va di ripetere neanche le cose che hanno detto loro, cioè il lavoro è stato questo, e poi niente,
Non cucino neanche, cucina Spiro, che è molto bravo, quindi mi sembra che sia un'ottima collaborazione. Comunque, anche durante le prove si vorrà dire una cosa, Piggino De Filippo, il teatro nelle prove è gelo, quindi io pretendo una concentrazione massima, non si scherza. Poi, quando si chiude la porta e siamo fuori, ed è fondamentale, concentrazione, certo. E lì parte il ritmo, anche della concentrazione. No? Buffoni si stanno a casa. Io credo che la cosa che è più bella è che tu accetti un rischio, no? E in realtà adesso il rischio non l'accetta mai nessuno, ma non l'accetti neanche con te stesso. Allora invece questa situazione ti permette di accettare il rischio di appunto il qui e ora di cui parlava Francesco. Detto così è una cosa che sembra molto facile, semplice, in realtà bisogna veramente lasciare tutto se stessi, ma accogliere tutto di sé, quindi è una cosa stranissima e quando ti accorgi che lo stai facendo ti apre un mondo, perché ti apri all'altro, non puoi decidere niente di quello che tu vuoi, tu non puoi decidere cosa sarà, come sarà, perché tutto avviene insieme. E questo rischio di non decidere cosa vuoi essere lo trovo bellissimo, ecco. E questo è il contrario di tutto quello che è internet, che sono perché tutto viene. A me è capitato a volte su Facebook delle persone che ti dicono ah ciao, ah bene, ah ciao, ah, e poi quando le incontri non ti riconoscono. È una cosa agghiacciante. È agghiacciante, no? E quindi dici scusa, ma mi scrivi quando sarebbe bello vedevo, quando fai delle cose, quando sarebbe bello, poi li vedi, fai ciao, e qui sì, non sono chi sei, cioè dici ma come sono sempre io, quando mi vedi in corpo e anima non hanno come paura, capito? Io credo che tra brevissimo loro debbano andare a prepararsi perché c'è lo spettacolo, però vorrei dare la possibilità a chi ne ha voglia di fare delle domande oppure di conversare liberamente con... c'è una domanda forse... è pericoloso muovere le mani in questo caso... Se qualcuno ha, come vedete siamo riusciti a non parlare della trama facendo un po' fatica, perché poi è molto divertente da raccontare e naturalmente però toglierebbe il piacere di non tanto di vederlo, perché si vede lo stesso anche se uno sa le trame, però insomma un pezzettino di sorpresa la toglierebbe in questo amore. Posso solo chiedere una cosa, ma secondo lei non sarebbe opportuno reinsegnare alle ragazze, ai giovani? Perché se secondo me sono talmente tanto, io li vedo andare in giro, con le cuffiette e il telefonino in mano, che io credo non sappiano più leggere un libro. E quindi come fanno se nessuno gli insegna a leggere? Credo che succederà anche nelle scuole, ad avvicinarsi a dei testi come il vostro, cioè anche a dei testi nuovi, se nessuno a loro ha mai insegnato neanche a leggere i testi teatrali passati. Ma infatti il problema non sono loro, siamo noi, siamo noi ormai quelli che dovrebbero... Cioè, ci sono due elementi nella società, due nuclei fondamentali, la famiglia e la scuola. A volte non si ha la fortuna, né in famiglia né a scuola, di avere degli educatori, delle persone, sono i genitori o gli insegnanti, che al bambino, perché si parla di bambini, si deve iniziare, non solo per il teatro, cioè il bambino nasce curioso, perché la curiosità è una fase, attraverso la curiosità c'è la crescita, perché vuoi scoprire la scoperta di nuove cose, ma se il bambino dall'altra parte non ha nessun tipo di stimolo, quindi non si crea questa energia, questo scambio, il bambino crescendo disconosce, cioè
ignora molte cose. Ma non è il problema del bambino. Poi quando diventa grande, è diventato anche lui, si comporta di... Ma lì è, appunto, è la società. È la società, se vogliamo recuperare questo, dovremmo rieducare tutti. Noi ora stiamo parlando di teatro, di arte, di cultura, ma in tanti altri ambiti, cioè, si dovrebbe fare un lavoro appunto diverso, ma iniziare già con la persona che ti sta accanto. Cioè, un gesto importante è rispetto al teatro, ad esempio, come facciamo a diffondere, a far capire l'importanza del teatro, che veramente è un'arte che aiuta il vero rapporto, l'umanità, perché aiuta il vero rapporto umano, non virtuale, vero, fra corpi che si vedono, che si toccano, che respirano, sentono tutto. Bene, come dobbiamo fare? Anche chi va a teatro e ama quest'arte, già tornando a casa, alla persona accanto, dire, sai, ho visto questo, quindi vieni e se lo riporta la volta dopo. Racconto velocemente, proprio per cercare di far capire questo, un aneddoto che ci è successo con un nostro spettacolo, La Festa, a Roma. Viene a vederci un insegnante di un liceo romano, ci invita al liceo, a scuola. Noi il giorno dopo andiamo a fare un incontro con i ragazzi, vengono la volta dopo un paio di giorni una decina di ragazzi, vedono lo spettacolo, contentissimi, ci salutano dietro nei camerini. L'ultimo giorno dello spettacolo, a un certo punto, rivediamo una ragazzina di nuovo dietro ai camerini, che ci saluta di noi, e noi gli abbiamo detto: ma come, ti è piaciuto tanto, l'hai rivisto? Fa sì, perché ho portato i miei genitori. Cioè, praticamente si sono invertiti, è stata lei, questa ragazzina, che ha detto ai genitori: ho visto un qualcosa, ha fatto un atto, ma non di venire a teatro, poi di coinvolgere quelli che non sono venuti, in questo caso i genitori, e li ha portati, e i genitori poi, cioè, ha fatto quello che in teoria dovrebbero fare al contrario. Io vorrei dire poi, per non gettare sempre discredito sulle giovani generazioni, ho la ventura di insegnare all'università, ma io vedo decine di ragazzi molto motivati, molto interessati, che sanno scrivere, che sanno approssimarsi alla grande letteratura, al grande teatro. Purtroppo sono una minoranza, e poi quella minoranza però ha anche molte difficoltà a inserirsi in un tessuto produttivo, nel mondo del lavoro, e quindi, come dire, a volte chiediamo loro di essere cornuti e mazziati, ma non va bene. Bisogna ci sia. Ieri sera Spiro mi diceva: vorrei tanto che delle giovani generazioni di attori e di registi facessero i nostri testi. Siamo anche disposti ad aiutarli. Sì, no? Ma i giovani però, non i nomi già famosi, ci interessa proprio i giovani, così come è stato per noi questi testi che ci hanno dato questa spinta, questa possibilità di scoprire, di andare avanti col teatro. Ci piacerebbe tanto che ci siano, naturalmente motivati veramente, giovani adesso, cioè incominciare a dare anche qualche nostro testo a questi ragazzi, ai giovani. Che si vogliono avvicinare al teatro e vogliono fare un certo tipo di teatro. E in un momento così difficile dal punto di vista economico per il teatro, sentire che una compagnia indipendente come la loro dica: siamo disponibili anche a investire qualcosa perché succeda una trasmissione di pensiero, perché succeda un passaggio di memorie, un passaggio di tecniche, un passaggio di esperienze, beh, mi sembra molto, molto importante. Forse con questa ultima cosa, in termini di speranza per il futuro, potremmo finire qui. Naturalmente abbiamo ancora 3 minuti, e quindi se c'è una domanda. Innanzitutto, Sergio, hai fatto una bellissima presentazione, mai dimenticato una tappa che secondo me è magnifica della loro vita artistica, che è il film Fanciullino, due amici, volevo ricordarlo, che secondo me è una cosa da non dimenticare.
Aspiro, volevo fare una domanda molto breve. Ho sempre apprezzato nei tuoi testi l'uso che hai fatto del linguaggio, la lingua italiana, dialetto o l'italiano con espressioni dialettali. Ora, amore lo vedrò stasera, ma volevo che tu mi dicessi come hai, qual è il linguaggio che usi in questo spettacolo. In amore? Sì, è riconoscibile il nostro linguaggio teatrale, un linguaggio che nasce, come dicevamo prima, da... non nasce dalla mente, ma nasce da un corpo, è un corpo non solo dell'autore, ma è il personaggio che ti suggerisce la parola e quindi ti suggerisce le parole, il ritmo e i dialoghi. Concludiamo, cioè, dicendo proprio rispetto a un discorso, quando a volte mi chiedono come si fa a iniziare a scrivere di teatro, io non lo so come si fa a iniziare a scrivere, però posso dire una cosa che secondo me è importante. Prima di iniziare a scrivere qualsiasi parola non bisogna cercare, l'autore non deve cercare la parola, deve cercare il personaggio, il corpo del personaggio, e quel corpo nel momento in cui entra in relazione con lo spazio, con altri corpi eccetera, sarà quel corpo che suggerirà le parole giuste. Se siete d'accordo ci fermiamo qui, perché loro sono veramente al tempo massimo per a riuscire ad andare in scena rivedendo le ultime cose che serve rivedere prima di uno spettacolo, il trucco eccetera eccetera, e poi dei costumi che non sono mica semplici anche, Non so, può darsi che vi abbia anche messo fuori strada. Grazie a tutti.